Ho uno stato d'animo un po' con qualche rimpianto, me lo sono portato dentro perché sinceramente la squadra ha espresso un buon calcio, ha fatto una bellissima prestazione anche in relazione alla grande squadra che avevamo di fronte e sinceramente non meritavamo di uscire sconfitti. La squadra ha giocato, ha proposto, ha fatto secondo me un grandissimo primo tempo mettendo sotto una squadra costruita per vincere. Però, come tutte le squadre che poi sono esperte ed hanno grande abilità, sanno essere cinici in due situazioni che ci puniscono oltremodo. Su una punizione che è un gioiello di Schenetti, che nasce da un errore nostro, e un calcio d'angolo. Peccato perché la squadra poi ha costruito anche tante occasioni. Per come l'abbiamo vista noi, ma come penso l'abbiano visto tutti, secondo me era un calcio di rigore solare. Anche da coloro che stavano seguendo la partita da casa mi hanno subito mandato dei messaggi che mi confermavano la sensazione che avevo avuto dal campo. Però insomma, l'arbitro non l'ha sanzionato, però sì, stavo chiedendo un po' di spiegazione su quell'episodio che chiaramente avrebbe messo la partita su un altro piano e anche per me nettamente meritato perché il primo tempo la Lentella era veramente in palese difficoltà. Kerem Ateng andrà valutato, ha preso quella rincorsa sulla palla, è praticamente inciampato e ha dolore a un piede. Non penso che sia niente di grave, però con tutti gli scongiuri del caso andrà valutato nelle prossime ore. È un'analisi che noi abbiamo già fatto, ci mancano un po' di struttura, ci manca un po' di centimetri che chiaramente possiamo pagare sulle palle native. È normale che sia così, cercheremo e spero, mi auguro, che si possano colmare. Detto questo, insomma, c'è anche da dire che l'avversario di questa sera è una squadra estremamente attrezzata, con sia combattitori di grande qualità, ma anche con struttura e fisicità che penso, insomma, non ne troviamo tante in campionato. Sì, ma questa è la cosa che mi fa più male, perché noi abbiamo iniziato un percorso nuovo, con idee di gioco nuove e metodologie di allenamento diverse rispetto al passato, e la squadra però recepisce. È una squadra composta di grandi professionisti estremamente intelligenti e fare questi tipi di prestazioni al cospetto di una squadra che ha mantenuto praticamente l'ossatura della squadra retrocessa della Serie B con lo stesso allenatore che ha giocato praticamente le ultime partite della stagione scorsa e vedere questo tipo di prestazione uscire sconfitti mi fa male. È una ferita che brucia ed è il rimpianto che mi sono portato dentro lo spogliatoio perché i ragazzi meritavano di uscire dopo questa prestazione con un risultato positivo. Sono altrettanto estremamente convinto che quando giochi così, poi è più facile arrivare al risultato piuttosto che perdere le partite.